cari amici di Teramo Web, bentornati con noi, oggi iniziamo un cammino, il cammino che ci ha indicato anche Papa Francesco, cioè il cammino sinodale. E con noi, ecco, lo presentiamo subito, ecco, benvenuto, grazie di essere venuto con Grazie, noi, grazie. Don Carlo Farinelli, Grazie. è il responsabile delegato, Referente referente dal diocesano. nostro vescovo per il cammino sinodale. Cominciamo a parlare di questo proprio perché vogliamo capire cos'è questo cammino iniziato a ottobre del 2021 su decisione di Papa Francesco. Che cos'è questo cammino sinodale? Allora, il cammino è proprio come dice la parola stessa. È un mettersi in cammino insieme verso quelle che sono le sfide, le proposte anche della nostra società a cui la Chiesa deve, come dire, rispondere, deve in un certo modo anche, come dire, adeguarsi a queste sfide, a queste proposte. Quindi sostanzialmente è questo, è andare avanti insieme. E cercando di vivere nel mondo concretamente. Che poi sono state coinvolte praticamente tantissime realtà, forse questa è una novità, proprio a livello laicale, tantissime realtà. Sì, certo. Abbiamo per esempio 130 delegati per associazioni e per parrocchie. Quindi voglio dire, abbiamo un numero importante di persone che il nostro vescovo, devo dire, ha coinvolto e quindi la risposta già è positiva. E noi speriamo adesso con Teramo Web di aiutare a capire meglio questo cammino sinodale, quindi faremo alcune puntate relative a questo. A Teramo, sabato 26, ci sarà un incontro proprio in preparazione di questo sinodo. E in questi giorni Don Carlo è stato a Roma proprio Sì. a parlare di queste cose. Per affrontare nel migliore dei modi, anche per chiarire a noi come lavorare, poi adesso vedremo le varie fasi. Perché è importante partecipare il 26? È aperto a tutti? Come funziona? Dove sarà? Sì, allora l'incontro è aperto a tutti, anche se diciamo è tra virgolette dedicato ai referenti diocesani. Cioè a coloro i quali rappresentano le associazioni e le parrocchie. Però, ripeto, essendo un cammino sinodale ed essendo un evento della Chiesa, è aperto assolutamente a tutti. Questo evento si svolgerà nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò alle 9:30 Del mattino, del quindi mattino. sabato mattina, quindi Sì. c'è la possibilità di partecipare essendo sabato. Essendo sabato c'è la possibilità di partecipare, di parcheggiare anche perché è un luogo anche adatto a questo. E io porterò anche, diciamo così, gli echi di quello che ho vissuto il 18 e il 19 marzo a Roma, all'Hotel Ergif, al convegno però nazionale del Sinodo. E quindi ecco, è questo camminare insieme appunto tra la Chiesa universale, la Chiesa locale e il mondo. Alla fine io credo che questo sinodo debba aiutarci ad amare di più la Chiesa, diciamo così, perché lo scopo è questo qui. Sì, è vero, è questo lo scopo, è far amare di più la Chiesa. Questo cammino è diviso in varie fasi, che da profano, io dicevo, da quello che avevo capito, 2 anni e via così. Invece ho scoperto che in realtà non sono Sì. 2 anni, ma si arriva fino al 2030. Ci sono varie fasi, c'è la fase d'avvio, noi ci troviamo nella fase ancora d'avvio o siamo più avanti dove dice la fase narrativa? Sì. Noi siamo ancora nella fase narrativa. È la fase che è stata definita dal basso, anche se questo concetto non lo gradisco molto perché credo che si debba parlare della base, diciamo, più che dal basso, ma comunque, al di là di
di questa mia personale osservazione, sì, siamo ancora nella fase narrativa, che poi ci porterà alla fase Sapienziale, la fase sapienziale e alla successiva. fase successiva. Quindi voglio dire, Ma cos'è questa fase narrativa? lo Cos'è? dice il termine stesso, è narrare quello che uno pensa della Chiesa, Quindi nella Chiesa. Sì, narrare delegati sui delegati che i raccontano. delegati sono delegati a narrare, diciamo, ufficialmente, ma in realtà i delegati raccolgono quello che c'è nelle parrocchie, che c'è nel contesto dove vivono. Ecco, questo narrare vuol dire che uno racconta più che fare una definizione, Quindi dare una una definizione, conoscenza, una ci si conosce ci si tra amici, conosce. ci si Si conosce tra narra amici. quello che accade nella propria realtà, però è importante dire che questo lo si deve fare all'interno della Chiesa. Cioè, si può narrare la Chiesa in quanto osservazioni che si possono fare alla Chiesa, ma bisogna farlo sempre nella Chiesa, perché anche la critica va fatta se si sta dentro una realtà, come in questo caso la Chiesa, non fuori. Io leggendo un po' le varie fasi, vedo quindi dopo quella narrativa c'è la sapienziale, la profetica e la recezione. I tempi sono, vi ho detto, abbastanza lunghi, l'ultima arriva appunto nel 2030. E la fase sapienziale, quella successiva alla fase narrativa, è quella dove noi arriveremo dopo il 26 o ancora ci vuole del tempo? Sì, ci vuole ancora del tempo, che poi il tempo che verrà scandito dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale Italiana, e a cui dovremmo adeguarci, ma non perché dobbiamo fare, come dire, i compiti a casa, ma perché sono piste che ci aiutano a camminare insieme, appunto. E ogni cammino è una fase, una tappa, no? Si parte da un punto. E soprattutto una cosa che non ho detto all'inizio, si parte però con l'obiettivo di arrivare a un traguardo, ecco. Però per arrivare a questo traguardo Faccio bisogna la domanda rispettare delle tappe. da profano. Qual è il traguardo? Allora, io prima l'ho accennato così, amare la Chiesa sostanzialmente, perché in questa affermazione personalissima, per carità, però io credo che ci sia tutto ciò che ci spinge ad amare la vita, a rispettare la vita, ad avere il senso profondo della vita, soprattutto per i nostri giovani. Quindi l'obiettivo è arrivare a capire come la Chiesa può rispondere a tutto ciò. Diciamo, è un cammino lungo che noi affronteremo insieme, Don Carlo, parlandone qui a Teramo Web. Diciamo che oggi intanto vogliamo invitare per il 26 di marzo. Certo. Il 26 di marzo, sabato, è un sabato, quindi la mattina alle 9:30 a San Nicolò, alla Chiesa Nuova. Molti la conoscono come Chiesa Nuova, la Chiesa Nuova di San Nicolò, dove ci possiamo finalmente incontrare, guardarci e capire meglio a cosa andiamo incontro in questo cammino sinodale. Sì, certo. Chi parlerà in questo incontro il 26? Allora, i lavori verranno introdotti dal nostro vescovo Lorenzo e poi io cercherò di mediare tra i cinque relatori dei cinque ambiti, perché tutte le relazioni che sono arrivate alla Curia, le relazioni provenienti dai delegati di associazioni, parrocchie e così via, oramai sono confluiti dentro i cinque ambiti. Ecco, io voglio lasciare la sorpresa di questi cinque ambiti, che avranno cinque relatori. Ognuno di loro farà la sintesi di quello che hanno raccolto, che poi sarà la sintesi praticamente di tutti i lavori giunti alla diocesi a livello di referenti. Che quindi è una sintesi della vita della diocesi alla fin fine. È Certo, quello. sì, certo. Bene, Don Carlo, noi non ci
allunghiamo, altrimenti poi diventa troppo lunga la cosa. Quindi, intanto grazie per aver accettato questo invito e quindi di proseguire il cammino dentro Teramo Web per il Sì, cammino sinodale. certo. E intanto quindi vi invitiamo tutti quanti al 26 di marzo a partecipare e con Teramo Web vi aiuteremo un po', cioè Don Carlo più che Don Carlo vi aiuterà Ci a aiutiamo a capire a vicenda, alla fine, vicenda, sì. per capire bene come proseguire in questo cammino sinodale.